Darei ora la parola a Massimo Gherardi, che rappresenta e ci parla della figura dell'infermiere, di questa trasformazione appunto da custode a promotore di salute. Buonasera, l'amica compagna Tina col suo intervento ha fatto un appello per il futuro, della salvaguardia di quello che abbiamo fatto fino ad ora e andare oltre. Io vi devo riportare un po' all'indietro, agli anni di questa meravigliosa esperienza. Questa riflessione che devo fare, che ho fatto, alcuni colleghi hanno già letto la mia relazione e giustamente mi hanno fatto notare che la parte cronologica dello svolgimento della relazione c'è stato qualche dimenticanza da parte mia, ma voglio chiarire che la riflessione è solamente focalizzata sulla professionalità dell'infermiere, no, sulla storia cronologica dell'apertura dei servizi nella provincia di Arezzo. Questa riflessione parte dalla metà degli anni 60, inizi anni 70. In quegli anni il ruolo dell'infermiere nelle strutture manicomiali era caratterizzato dagli strumenti di lavoro che venivano consegnati al momento dell'assunzione. L'assunzione era la qualifica di infermiere psichiatrico. Comunemente la professione dell'infermiere faceva pensare agli strumenti sanitari più comuni, quali siringhe, termometri, cerotte, garze, eccetera. Per gli infermieri psichiatrici invece no, gli strumenti più usati erano un cacciavite, una chiave denominata comunella per aprire le porte interne e una chiave più lunga per aprire quelle esterne. Per gli uomini tutte le chiavi erano tenute insieme da un anello per tenere il mazzo ancorato all'indice. Per le donne erano sempre tenute assieme ad anello, ma con una più lunga catena metallica legata al grembiule che poi finiva nella tasca. Sia l'anello che la catena erano un sistema antiscippo. La raccomandazione amichevole che veniva fatta ai neo assunti suonava più o meno così: queste chiavi sono il tuo pane, se le perdi perderai anche il tuo posto. All'epoca il ruolo dell'infermiere era una conseguenza diretta della segregazione imposta al malato dalle leggi di allora, dalla volontà politica della classe dirigente, dalla preparazione scientifica e molto spesso anche dalla coscienza dei psichiatri stessi. Il malato, con le sue stranezze e ribellioni, non doveva nuocere né infastidire la società, le famiglie, e per tali ragioni molto spesso veniva dichiarato pericoloso sé agli altri e di conseguenza tenuto in custodia a vita all'interno dei manicomi. Era quindi proprio nel rispetto di leggi e di regolamenti che l'uso delle chiavi, della catena, dell'anello facevano dell'infermiere il custode del malato. Vorrei ora soffermarmi sul rapporto paziente-operatore dentro la struttura manicomiale, ovviamente. Erano purtroppo pochissimi i pazienti che riuscivano ad instaurare un rapporto di fiducia con il personale. In genere erano soggetti giovani non ancora regrediti, pazienti della cosiddetta porta girevole, oppure pazienti lungodegenti ancora integri psichicamente, ma che le famiglie e la società avevano dimenticato. Ma quel poco di rispetto e confidenza che nasceva con loro molto spesso si interrompeva o si rompeva del tutto, perché dentro il manicomio si innescavano dinamiche che generavano crisi di forte angoscia, di ansia, di rifiuto alla segregazione, che portavano poi i pazienti a compiere atti di violenza contro sé e contro gli altri, tanto che il nostro intervento finiva a volte con iniziative personali repressive pesanti. Per noi infermieri e infermiere la storia sociale e clinica del paziente era un tabù. Non avevamo accesso alle cartelle cliniche, non potevamo e non dovevamo farci portatori delle richieste provenienti da pazienti se il capo reparto poteva solo il capo reparto poteva riferirlo al medico. Eravamo solo ed esclusivamente esecutori ordini da caserma. La nostra professionalità si traduceva in poche e semplici mansioni: salvaguardare l'integrità fisica del paziente, somministrare i farmaci controllandone la deglutizione, fare la fuga, ovvero perquisire, contare i malati ed evitarne le fughe, saper usare bene gli strumenti per pulire l'ambiente, contare le forchette e cucchiai, non aver mai paura del paziente.
Durante le visite familiari, il cosiddetto parlatorio, agli infermieri era vietato informare senza il consenso dei superiori i parenti sullo stato di salute del malato. Il nostro compito era esclusivamente quello di controllare che il paziente non consegnasse lettere o documenti da firmare. Insomma, il nostro era un lavoro davvero e proprio secondino. La nostra preparazione professionale consisteva quindi nelle mansioni sopra descritte. Avevamo una conoscenza molto limitata dei sintomi delle numerose patologie psichiatriche, sintomi che ci avrebbero potuto aiutare ad evitare errori comportamentali, errori che molto spesso creavano nel paziente ansie, stati di angoscia che aumentavano sospetti e incomprensioni, creando così ulteriori danni psicologici che spesso causavano delirio e violenza. Fino agli anni 70 la nostra professionalità era insomma lasciata in mano all'iniziativa personale, al proprio intuito. Oltre alla frequenza della scuola per il conseguimento del diploma di infermiere psichiatrico, non abbiamo mai potuto frequentare corsi di aggiornamento. Questo andamento manicomiale tradizionale andò avanti fino alla fine degli anni 60, quando, scusate ma l'ansia colpisce. Questo andamento manicomiale tradizionale andò avanti fino alla fine degli anni 60, quando il dottor Furio Martini, guardando alla grande riforma vasagliana che nasceva con clamore nazionale degli ospedali di Gorizia e di Trieste, dette un timido segnale di cambiamento, osteggiato però dalla direzione sanitaria di allora. Fu così che iniziarono in alcuni reparti le prime assemblee di degenti. I reparti cambiarono nome da inquieti a comunità terapeutica, da colonia a terapia occupazionale. Nacquero due piccoli laboratori nel reparto ex inquieti, aumentarono le uscite e le passeggiate in città. Solo pochi infermieri iniziarono in modo organizzato a diventare dei terapeuti, ma tutto si svolgeva ancora dentro il manicomio con le solite regole e leggi alle quali serviva ancora la chiave. Sempre su fine degli anni 60, l'amministrazione provinciale di Arezzo, dopo accaniti e partecipati dibattiti negli ambienti politici, sindacali, nel mondo delle associazioni e nei quartieri della città, cominciò a prospettare su basi completamente diverse il futuro dell'ospedale psichiatrico di Arezzo. Dopo il pensionamento di Benvenuti, il destino dell'assistenza psichiatrica aretina venne affidato ad Agostino Pirella, proveniente dall'esperienza di Gorizia, vincitore del concorso per la nuova direzione sanitaria. L'impianto teorico-pratico della scienza di Franco Basaglia era conosciuto da una piccola minoranza degli operatori dell'ospedale aretino, costituita maggiormente dai più politicizzati che, grazie a dibattiti dentro i partiti e sindacati, ebbero più facilità degli altri ad avvicinarsi alle nuove teorie della riforma. All'inizio dell'anno 71, passatemi la frase, l'avventura rivoluzionaria di un'assistenza psichiatrica democratica anche nel nostro territorio. Il passaggio che avvenne ad Arezzo fra l'assistenza psichiatrica tradizionale e quella rivoluzionaria di Basaglia mise tuttavia in forte crisi il personale infermieristico, abituato a conoscere il malato solo in un'ottica di violenza, impossibile quindi da gestire senza le strutture di sicurezza che offriva il solo vecchio manicomio. Gli infermieri dovettero improvvisamente fare i conti con una nuova professionalità, che prevedeva forme di assistenza rivolte non solo alla cura della malattia e al controllo, ma anche ai bisogni assistenziali del malato, che ricostruiva intorno a lui l'affetto dei familiari e che prevedeva un suo reinserimento nella società civile. Si stava quindi profilando il nuovo ruolo dell'infermiere, da custode a promotore della salute. Gli infermieri furono aiutati in questo difficile passaggio dal rapporto diretto e costante instaurato con tutto il personale dai nuovi medici, presenti per lunghe ore della giornata all'interno dei reparti, cercando di facilitare la relazione, la discussione sulle scelte organizzative del reparto. In questi contesti l'infermiere per la prima volta poteva esprimere la sua opinione su tutto, perfino sul dosaggio dei farmaci. Furono organizzate assemblee con gli infermieri, nelle quali si discuteva su come dare inizio alle prime visite domiciliari. Gli operatori iniziavano quindi a conoscere nuovi metodi di approccio con i familiari dei pazienti, con le autorità che avevano a suo tempo contribuito a rinchiudere in manicomi i loro concittadini, quali sindaci e le forze dell'ordine, con i parroci per creare progetti di assistenza al fine di reintegrarli nella loro comunità di origine, offrendo la loro solidarietà o una casa dove abitare una volta superata la fase critica della malattia mentale. Dopo un lungo lavoro di equipe fra medici, assistenti sociali e infermieri, iniziarono così le prime uscite dei pazienti fuori dalla struttura per brevi incontri a casa dei familiari. Una vera forte emozione per tutti noi. Gli infermieri e le infermiere hanno giri di chiave in meno nell'arco di un turno. Col passare del tempo la riforma prese sempre più forza.
Nel giro di qualche anno furono dimesse alcune decine di pazienti, dando comunque ai parenti e alle istituzioni la garanzia di una presenza giornaliera di figure professionali competenti che ogni mattina partivano dall'ospedale psichiatrico per le visite domiciliari. Stavano nascendo i consorzi sociosanitari, ovvero l'inizio di un'organizzazione sociosanitaria multidisciplinare nel territorio. Grazie, cara. Io ero infermiera allora, come te, una solidarietà. Anno 78, l'anno dell'approvazione della legge 180. Si aprono alcuni servizi territoriali. In un giorno di febbraio alle ore 9 di mattina, insieme ad altri colleghi e colleghe, alcuni di noi consegnarono con grande gioia e sollievo le chiavi all'ispettore. Come accennato all'inizio di questo intervento, in quegli anni le chiavi sono stati il simbolo e lo strumento primario del nostro lavoro. La mattina successiva ci furono infatti consegnate un altro tipo di chiavi, quelle delle auto di servizio. Gli infermieri che scelsero volontariamente il lavoro nel territorio per raggiungere l'obiettivo della chiusura totale del manicomio, così come disponeva la legge 180, trovarono non pochi ostacoli creati ad hoc da una minoranza molto agguerrita di colleghi, aiutati nel loro intento da alcuni partiti sindacati da una parte della stampa locale. Fin dall'inizio i pazienti, con la loro sensibilità, capirono, riflettirono e videro negli operatori del territorio degli alleati e non più dei custodi. Per dimostrare la validità della legge 180 alle famiglie, alle comunità, alle istituzioni e per tranquillizzare il malato che pensava di essere incapace di vivere fuori delle istituzioni manicomiali, ci siamo spesso improvvisati cuochi, autisti, dame di compagnia, parrucchieri, barbieri, sarte, eccetera, eccetera. A mio avviso, il momento più delicato della nostra carriera professionale fu il primo impatto dentro gli ospedali civili di zona per i cosiddetti trattamenti sanitari obbligatori. Mi è qui impossibile soffermarmi in maniera esauriente. Occorrerebbero alcune ore per spiegare le preoccupazioni, le ansie nel gestire crisi psicotiche senza il paracadute del manicomio. Desidero però dire che è stato in quegli ambienti, in quelle difficili situazioni, che la nostra formazione di psicoterapeuti si è consolidata stando ore e ore a contatto continuo con un malato. Durante le prime esperienze di assistenza dei nostri malati dentro gli ospedali civili eravamo oggetto di sguardi curiosi, impauriti e in alcuni momenti increduli. Tuttavia, nei momenti più tranquilli, insieme ai pazienti, c'era tempo di spiegare ai colleghi dei reparti di medicina in cosa consisteva il nostro lavoro di infermieri e perché il paziente, il matto o la matta, era ricoverato lì e non in manicomio. Durante le visite domiciliari il nostro compito era invece quello di gestire le dinamiche familiari, convincere e istruire i parenti ad astenersi da certi comportamenti che ricadevano negativamente su tutto il nucleo familiare. Cercavamo di educare il paziente a perdere le abitudini manicomiali, cosa affatto facile. Per tutte queste nuove competenze ci sentivamo finalmente dei terapeuti della famiglia, degli educatori, con lo scopo principale di far riconquistare libertà e indipendenza al malato. Grazie alle riunioni di equipe organizzate giornalmente da servizi, gli infermieri potevano ora mettere in discussione il loro pensiero, il loro agire, che spesso era in contrasto con il resto degli operatori, ma il tutto era mosso dal comune obiettivo della tutela del malato e della legge 180. Grazie ai numerosi corsi di aggiornamento professionali richiesti a gran voce da tutti gli operatori dei servizi territoriali, riconosciuti dalla Regione Toscana come momenti di approfondimento per lo scambio di esperienze sulla tutela della salute mentale dei nostri territori. Gli infermieri e infermiere psichiatrici fu riconosciuta dalla stessa Regione la qualifica di operatore professionale psichiatrico, figura equiparata a quella dell'infermiere professionale, solo economica. Gli infermieri nel territorio erano finalmente diventati, e lo sono tuttora, il riferimento del paziente psichiatrico. Per quanto riguarda la gestione della vita quotidiana, il paziente sa di poter trovare un vero aiuto e non forme di repressione, è consapevole di poter trovare un valido terapeuta, sa di poter contare su una certa complicità, sa di essere tutelato, se anche che se non si rispettano le regole ci può essere una punizione, ma che non sarà mai una cameretta di isolamento con il letto di contenzione accompagnata da una massiccia terapia di psicofarmaci. E quindi grazie a tutte queste esperienze, al lavoro massacrante e appassionato portato avanti da medici, psicologi, assistenti sociali e volontari, a psichiatri illuminati quali Agostino Pirella e Vieri Marzi, ai medici responsabili dei vari servizi psichiatrici del territorio, alla coraggiosa e lungimirante amministrazione provinciale dell'epoca, che gli infermieri psichiatrici sono potuti diventare da custodi dell'emarginazione a promotori della salute. Per concludere, voglio vestire anche i panni dell'ex rappresentante sindacale del servizio psichiatrico, ma ancora in forza nel direttivo del sindacato pensionati della CGIL.
Anche una parte del sindacato ha contribuito in maniera determinante a conferire maggior dignità professionale all'intera categoria infermieristica, riconoscendone anche il livello superiore economico e a fini pensionistici. A tutti e a nome di tutti gli infermieri psichiatrici che hanno creduto nella riforma va il mio più sincero riconoscimento per il lavoro fatto e per il coraggio delle scelte. Voglio infine ringraziare Franco Basaglia, ricordandolo con una frase di Pasquale Spadi, che molti di voi conoscono, ma altri no, ma è stato uno dei presidenti dell'Assemblea dei pazienti e che è stato, ho avuto la fortuna di avere un buon rapporto con lui, che mi ha insegnato qual è la sofferenza, dove proviene la sofferenza. È una frase che ha pronunciato Pato Vecchio negli anni 80 che condivido pienamente. Caro infermiere Gherardi, Basaglia non ha liberato dal manicomio solamente i piccoli malatini, ma ha liberato anche voi. Grazie. Thank you.